Amici sportivi di Real Rieti Channel.tv, buonasera da parte di Mattia Esposito, bentornati al Palamalfatti di Rieti, ventesima giornata del campionato femminile di Serie C, ovviamente girone laziale di fronte Real Rieti e Pontinia. Giacomo Salvi, pivot dell'Ardita, che probabilmente da oggi seguirà insieme a me le partite della squadra femminile del Real Rieti. Buonasera Giacomo e benvenuto su Real Rieti Channel. Grazie Mattia, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ringrazio anche Real Rieti per avermi dato questa possibilità, spero di essere di gradimento. È partita in questo momento la gara tra Real Rieti e Pontinia, ventesima giornata del campionato femminile di Serie C. Reale che potrà però riprendere da una rimessa laterale in suo favore. Jimenez Rodriguez scambia con Roberta Rossi e poi prova la conclusione al volo di prima intenzione. La nostra giocatrice da sola davanti al portiere, anche un bel tiro, sfortunata. Ecco, intanto qui Roberta Rossi, l'uscita di Puliti a bloccare il pallone. A proposito di, ovviamente ancora tutta da decidere, da giocare questa partita, la risposta di Elia Vuttariello sulla conclusione tentata da Roberta Duo. Prova a scambiarlo con una sua compagna di squadra, pallone intercettato da Jimenez Rodriguez. La conclusione di punta che colpisce il palo. Quando siamo per entrare nel nono minuto di gioco, Roberta Rossi prova a pulire l'area di rigore. Qui il retropassaggio di Garcia Calvo che diventa praticamente un assist per un'avversaria. Jimenez Rodriguez, pallone dentro per Sara Almendra Martin. E questa volta sul taglio centrale della giocatrice del Real Rieti arriva il gol del vantaggio. Bella palla di Jimenez Rodriguez, ma anche bella la conclusione di prima intenzione con il sinistro di Almendra Martin. Giacomo, Real Rieti in vantaggio. Sì, ancora più merito di questo vantaggio dettato dal fatto che il Pontinia era chiuso nella sua metà campo, quindi riuscire a trovare una via per fare gol non era facile. Bellissimo il movimento della nostra giocatrice a tagliare il campo, che ha messo in difficoltà il loro ultimo e ha portato al gol. Ecco, un attimo qui, abbiamo visto un'azione personale. Intanto qui prova a scappare in contropiede il Pontinia. Ripartenza di troppo nei primi minuti, sembra un po' aver preso le misure difensivamente parlando al Pontinia. Sì, diciamo che in questa fase della partita è Real Rieti ad avere il pallino del gioco. Roberta Rossi si sposta il pallone sul sinistro, lo serve a Garcia Calvo che prova ad indirizzare il pallone all'incrocio dei pali. Tornano nel quintetto. Intanto qui Roberta Rossi ha tempo di stoppare e girarsi. Il suo l'ultimo tocco, ancora possesso per la squadra ospite. Si è coordinata bene qui Roberta Duo, che ha trovato la deviazione di Brucchietti e il calcio d'angolo. Altra conclusione da fuori, gran tiro da parte di Carnieluti Roberta, che ha centrato in pieno la traversa. Da un punto di vista numerico più occasioni, ma Pontinia, l'abbiamo detto che poco fa, ha colpito una clamorosa traversa. 3 contro 1 che si sviluppa per il Real. Roberta Rossi sul secondo palo per Valentina Micangeli, sinistro sotto la traversa. 2 gol molto belli dei Real Rieti, tra l'altro 2 gol di sinistro che si sono insaccati sotto la traversa. Anche questo bel contropiede del Real, 2-0. E direi, come avevamo detto prima, il Real aveva avuto più occasioni del Pontinia e ci può stare il doppio vantaggio. Vediamo se sarà ancora lei ad andare alla conclusione. Vuttariello sistema 2 compagni di squadra in barriera. È proprio Duo che va a calciare. Eccolo qui il gol di Roberta Duo. Lo avevamo detto, avevamo un po' gufato in un certo senso Giacomo, perché avevamo detto che poteva essere pericolosa Roberta Duo con la conclusione diretta in porta. Così è stato. Pontinia che ha accorciato le distanze al Palamalfatti. Eh sì, purtroppo Mattia, lo è stato. Proprio allo scadere, come sentiamo, il triplice, il fischio dell'arbitro che decreta la fine del primo tempo. Beh, questo gol che accorcia le distanze, che sa un po' di beffa. Città di Pontina negli ultimi minuti aveva cercato di fare il massimo sforzo, si era fatto vedere più di una volta dalle parti del nostro portiere.
Si aspetta il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. Parte il secondo tempo della gara tra Real Rieti e Città di Pontinia. E qui il lancio lungo, Almendra Martin prova a controllare di petto, scarica il pallone corto su Roberta Rossi, dentro per Jimenez Rodriguez che si fa parare la conclusione da Severino. Libera la difesa del Real Rieti, ma Pontinia che manovra ancora il pallone con Duo. Altro tiro di Duo, pallone che si insacca all'incrocio dei pali. Un po' di fortuna a premiare, però un'altra bella conclusione da parte di Roberta Duo. Lo avevamo detto, la dinamite nel destro questa ragazza. Entra in campo Valentina Micangeli proprio per battere il calcio di punizione. 3 in barriera per il Pontinia. Micangeli colpisce in faccia praticamente una giocatrice avversaria, tra l'altro da ammirare il coraggio della giocatrice del Pontinia. Jimenez Rodriguez che sia calvo in anticipo, Micangeli, Jimenez Rodriguez ancora per Micangeli, altra occasione sprecata dalla Real Rieti. Garcia calvo, Jimenez Rodriguez rientra sul destro, serve ancora il pallone a Garcia calvo che calcia male con il destro. 16esimo in corso, 2-2 al Palamalfatti. Reale che sta per battere un calcio d'angolo, arriva Cesaretti sul secondo palo. Tra primo e secondo tempo Cesaretti ancora a strappare il pallone ad un'avversaria, prova ad andare al tiro in diagonale, trova la che ovviamente ci sta anche un po' mettendo del suo. Duo a scappare in contropiede contro Vuttariello, salvataggio clamoroso di Paola Capasso. Un minuto di gioco che sta per arrivare, Roberta Rossi prova a girarsi, va anche al tiro, pallone sull'esterno della rete, occasione da una parte, occasione dall'altra. Affrontare la fase difensiva evitando di sbilanciarsi in avanti, la grandissima conclusione di Jimenez Rodriguez. Corner Real Rieti, 5 minuti scarsi da giocare, Garcia Calvo mette dentro, Jimenez Rodriguez in qualche modo riesce ad arrivare sul pallone, viene raddoppiata ancora Jimenez Rodriguez, la conclusione di Micangeli, il salvataggio delle giocatrici del Pontinia. Garcia Calvo tiene in campo il pallone, lo serve Jimenez Rodriguez che fa il tiro, colpisce ancora una volta il palo. Minuti di speranza per il Real Rieti per portare a casa 3 punti che sarebbero fondamentali. Mancava solo il gol in rovesciata per chiudere questa partita. Jimenez Rodriguez, pallone per Sara Almendra Martin che torna da Jimenez Rodriguez, dentro per Garcia Calvo, il controllo ed il tiro, il gol di Garcia Calvo ad un minuto dalla fine, trova il gol del 3-2 il Real Rieti, il degno epilogo di una partita pazzesca, Giacomo. Assolutamente sì, finalmente anche un bellissimo gol tra l'altro, perché il controllo è stato a dir poco perfetto e poi con la punta del piede è riuscito a battere il portiere delle Città di Pontinia. Beh Mattia, un vantaggio assolutamente meritato. Ecco, adesso intanto qui Roberta Rossi, l'estremo difensore della Pontinia, va a prendere il pallone con le mani fuori dalla sua area di rigore. Da regolamento il netto e il rosso è netto, Giacomo. Sì, diciamo forse perché questa partita insomma ce n'ha fatte vedere anche abbastanza. Espulsione ineccepibile, forse, ecco, è finita la partita quindi non più forse. Espulsione, dicevo, ineccepibile, forse perché il portiere non aveva capito che il gioco non era stato fermato per una azione precedente. È il giusto epilogo, Mattia, dai, un 3-2, l'avevamo detto, vincere di 1, di 2, di 3 non conta, contano i 3 punti e i 3 punti sono arrivati. 3-2 del Real Rieti sulla Città di Pontinia. Reale che dopo 3 stop praticamente consecutivi riesce a conquistare nuovamente i 3 punti e a rilanciarsi in zona playoff. Da Mattia Esposito e Giacomo Salvi è tutto, un buon proseguimento di serata con i programmi di Real Rieti Channel.tv.